Cari amici, eccoci al nostro incontro settimanale. Facciamo rapidamente il punto sul Covid. Nella giornata di ieri abbiamo avuto in Campania 45.000 vaccinazioni. C'è evidentemente una ripresa molto forte della campagna di vaccinazione. Contiamo entro l'anno di arrivare a 10 milioni di somministrazioni di vaccino nella nostra regione. Per quanto riguarda i contagi, abbiamo registrato nelle ultime 2 settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3.042 contagi per bambini della fascia di età da 5 a 11 anni. Questo è il dato che riguarda le 2 settimane dal 26 novembre al 3 dicembre. In queste 2 settimane la fascia di età che ha avuto più contagi è la fascia 5-11 anni. È un'ulteriore conferma della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli. Dal 16 dunque cominciamo questa campagna di vaccinazione. Abbiamo un dato molto positivo. Ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già 2.000 bambini di questa fascia di età. Oggi abbiamo 2 ricoveri gravi in terapia intensiva, uno di 9 anni, uno di 26 anni, entrambi non vaccinati. E abbiamo il ricovero in area critica di un paziente di 57 anni non vaccinato. Al netto di questi 3 casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo, credo di poter dire, una buona tenuta della nostra regione, del nostro sistema ospedaliero. Fra l'altro, il Ministero ha certificato che la Campania è la prima regione d'Italia con 51.888 unità per quanto riguarda il totale dei guariti in Italia da Covid. E anche questo è un dato molto incoraggiante.